Il nostro lavoro molto spesso è oscuro, forse evanescente, ma è un lavoro continuo, costante e molto spesso ingenerosamente si dicono cose non vere sul nostro operato. Parte così il bilancio dell'anno appena trascorso per la Polizia Municipale che, come di consueto, ha festeggiato San Sebastiano, patrono del Corpo. È stato un anno terribile, è inutile nasconderci, perché la pandemia ci ha portato via del tempo necessario per altre cose. Sono state migliaia le disposizioni sulle quali dovevamo studiare e poi dare certezza agli operatori e alle tante domande che i cittadini, i colleghi con i quali ci siamo confrontati sistematicamente. È stato un anno difficile, abbiamo provato anche noi il dolore dal Covid, abbiamo avuto 3 vigili contagiati, abbiamo avuto 17 vigili per più di un mese in quarantena e proprio nel periodo delle elezioni regionali è stata una sofferenza incredibile. Nel contempo il nostro lavoro oscuro, sempre criticato, ormai siamo diventati oggetto di derisione anche, ma noi non ci fermiamo. Abbiamo controllato più di 10.000 persone, sono dati inconfutabili. In quest'anno è stato difficilissimo anche affrontare la pandemia con alcuni agenti contagiati, altri in quarantena, in un periodo complesso per via delle elezioni regionali e poi soprattutto la gestione dei casi di contagio, il tracciamento saltato e il disallineamento tra i dati. Si è riusciti a superarlo solo grazie al contatto umano e quotidiano con tutte le persone coinvolte. E noi con il contatto quotidiano con tante persone positive alle quali abbiamo assicurato la raccolta dei rifiuti, abbiamo assicurato il cibo, abbiamo con l'aiuto dei volontari indispensabili, senza di loro non si va da nessuna parte, per cui è stata un'esperienza molto dura e devo dire che l'ultimo anno di lavoro mi ha segnato particolarmente. Noi speriamo tanto che quest'anno il vaccino possa essere veramente quella luce in fondo al tunnel, come ormai da più parti si dice, con la speranza di ritornare alla normalità e dedicarci un po' di più a quei servizi di prossimità a cui siamo chiamati e a cui dobbiamo dare delle risposte, nonostante il numero sempre risicato. Ma gli sforzi di questa amministrazione sono notevoli. Abbiamo avuto altri 3 vigili, seppur a tempo parziale.